Quali sono stati i problemi che hanno travagliato le tue prove di ieri? Ma ieri ho avuto un problema al differenziale. E come tu sai, anche venerdì, anzi giovedì, dove ho fatto, dopo il primo turno di prova, ho dovuto fare una corsa di rimonta per cercare di qualificarmi più avanti. Purtroppo ieri mi si è rotto il differenziale, si stava rompendo e quindi non riuscivo a mettere bene la potenza per terra, e qui a Monte Carlo è determinante. Quanto pesa essere il leader del mondiale nelle prove? Ma a Monte Carlo pesa non indifferentemente, perché devi partire davanti, devi cercare di mantenere una posizione per portare a casa dei punti. La mia nona posizione non è il massimo, però bisogna adeguarsi al mezzo che hai. Trovi interessante questo duello a livello di classifica mondiale fra te che sei il leader e Alboreto che ti segue, i due italiani e con le macchine fra le più prestigiose? Senz'altro, è stimolante dal punto di vista agonistico e credo che ci daremo battaglia agonisticamente nel migliore dei modi. A proposito di migliori dei modi, ieri è successo un episodio che ha fatto molto discutere, l'incidente fra Alboreto e Senna, con un Senna che pare questo sia uscito per disturbare Alboreto. Non ne so niente, non ho visto nulla, non saprei proprio cosa dire. Ma comunque questo Senna è senz'altro uscito e non aveva più le gomme. Tu trovi che in una pista dove già c'è problema di traffico in maniera notevole sia corretto? Ma io, a prescindere di parlare di Senna, nella mia piccola esperienza l'ho visto fare da altri piloti in passato, quindi non mi meraviglierei se fosse successo ancora. Purtroppo è un'altra cosa che succede ogni tanto in Formula 1. Sai, commissari, giudicare e prendere dei provvedimenti se necessario.